Che senso ha avere una passione senza poterla condividere? Desiderare così tanto qualcosa da costruire un mondo intorno ad essa? Sento ancora il bisogno di addormentarmi la sera sapendo che domani potrei realizzare i miei sogni. Quando dai tutto ma i risultati non arrivano. Quando hai ciò che vuoi ma non quello di cui hai bisogno. Quando guardi dentro gli occhi di tuo figlio e vedi che è come noi, con la stessa ossessione. Quando raggiungi il primo obiettivo importante della tua vita e capisci cosa vuol dire essere felici. Quella felicità che ti devi costruire da solo e che non è facile. Costruire, in fondo, siamo qui per questo. Guarda, posso fare così, per favore? Sì, però amore, via, no, senza frizione no, te lo, no, te lo spiego. Ho fatto frizione. No amore, la frizione va fatta insieme al cambio. Come una famiglia, come i rapporti umani, devi coltivarli, proteggerli, fare in modo che durino. Perché dovete sapere, cari amici, che i rapporti umani contano più di ogni altra cosa. In questo video vi racconto la mia personalissima esperienza con lei, una Porsche GT3, ma soprattutto con loro, i ragazzi di Motor One, che mi hanno accolto, che mi hanno rispettato, che hanno contribuito ad aumentare quel desiderio di motori, quel desiderio di consapevolezza e di buoni propositi. Perché fare il lavoro che amiamo senza compromessi è davvero un sogno. Tutto quello che vedrete è stato catturato dalle telecamere di Motor One e messo insieme da me. Inutile dire quanta professionalità e capacità c'è dietro ad una realtà del genere. Sono sicuro che una bella fetta del mio canale è già iscritta a Motor One. Chi di voi non lo fosse? Lo facesse, cosa stai aspettando? E buona visione. Sei in pista a tutti gli effetti. Un po' di esperienza l'ho fatta, no? Però non è che sono un pilota. Quando metto le mani su questo volante entro in quella modalità lì, modalità race, da pista. D'altronde qua dietro c'è il roll bar. Però poi accendo l'aria condizionata, la radio, un comfort che non ti dico, perché qui basta girare il manettino, che passi da modalità normale a track, e ti cambia il mondo. Cioè è spendibile veramente dalla A alla Z, dalla strada comfort aperitivo a pista dove ci fai il fuoco, perché questa è un'arma. È bivalente, ammette due possibilità di soluzione, di interpretazione, dalla pista alla strada come se nulla fosse, così come l'ha progettata casa madre. Non hai bisogno di preparare la macchina per andare a fare un track day, è giusta così com'è. E anche nelle strade più sconnesse, lei reagisce in maniera composta, mantiene il comfort. Si fa guidare, l'assetto è tarato molto bene. Vogliamo parlare delle appendici aerodinamiche? O vogliamo parlare dell'impianto frenante carboceramico? Ruote con serraggio monodado come sulle auto da corsa. Perché questa è un'auto da corsa, o no? È troppo emozionante, il cambio è una fucilata, il suono che ha ti lascia incredulo, a 9000 giri questo urlo così. Nonostante il motore a sbalzo ha un equilibrio perfetto, l'avantreno sembra inchiodato a terra. Io posso semplicemente dirvi che come si guida questa macchina qua, se ne guidano poche al mondo, è semplicemente Porsche. Q
Che macchina, ragazzi. Abbiamo passato una giornata davvero indimenticabile con Giuliano e anche con lei, quella GTM lì. Quella sì che vale la pena di essere raccontata, ma non in questa puntata. Nel frattempo, io e Giuliano ci godiamo qualche curva insieme. È arrivato il momento di portare la Porsche 911 992 GT3 nel circuito di Modena. Non c'ero mai stato, mi è piaciuto molto, mi sono divertito. Vediamo cosa è successo. Vedi? Che bello l'autodromo di Modena. Non c'ero mai stato. È pure vuoto oggi. Mamma mia, che spettacolo. Bene. Sapete, ragazzi, farsi spiegare la pista da lui non è un onore, è qualcosa di più. Per anni l'ho seguito, lui e Andrea, quando c'era il famoso format "Perché comprarla?" e il navigatore, vi ricordate? Mamma mia, quante serate passate su YouTube a guardare video, a scegliere macchine, ma solo dopo aver visto i video di Motor One. Beh, che dire, è stata una giornata bellissima, una grande emozione, come è stato come vivere un sogno. Quindi io ringrazio Motor One per l'opportunità e ovviamente voi per la visione, ma solo se mi mettete migliaia di like. Più like mettete a questo video, più l'algoritmo me lo boosta e mi fate diventare importante e mi permettete di fare più video.
Lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questa macchina, ovviamente, iscrivetevi al mio canale, ma anche quello di Motor One. E a proposito di Motor One, grazie ragazzi, grazie per la magnifica esperienza. Siete belli, belli come il sole, come voi del resto, del nord, del sud, della Sicilia, della Sardegna, tutta Italia. Quanto mi mancate, anche se non c'è.